Il 23 luglio 2023, in un tweet mattutino, Elon Musk, proprietario di Twitter dall'ottobre 2022, annuncia che la piattaforma social cambierà nome e logo. Si chiamerà X, o X all'inglese, e il logo sarà proprio una lettera X. Scompare il nome Twitter, la definizione tweet per un singolo messaggio, scompare anche l'uccellino blu del logo. Poco prima del cambio stesso, Musk twitta: "Soon we shall bid adieu to the Twitter brand and gradually all the birds." Presto diremo addio al marchio Twitter e gradualmente a tutti gli uccellini. Anche gli account aziendali di Twitter adottano il nuovo marchio, che viene proiettato durante quella notte sul lato della sede centrale dell'azienda a San Francisco. Luci, motore, X, twitta Linda Iaccarino, amministratrice delegata di Twitter, pubblicando assieme al testo una foto dell'edificio sul suo profilo. X o X è il nome per ciò che Musk descrive come una app per tutto, che potrebbe in un futuro combinare social media, messaggistica istantanea e servizi di pagamento, in modo simile alla popolare app cinese WeChat. L'annuncio, che arriva a valle di una lunga serie di modifiche che hanno scontentato l'utenza storica di Twitter, ha scatenato moltissime reazioni, per lo più perplesse, quando non arrabbiate. Che senso ha cambiare un logo così popolare e così riconoscibile? C'è chi dice che sia folle dilapidare il capitale di riconoscibilità del marchio e del nome. Chi teme che tale cambiamento manco sia del tutto fattibile, giacché molte realtà hanno investito specificamente su Twitter, non su un social figlio di Twitter, ma chiamato in maniera diversa. E ci sono poi le aziende che già usano X come nome o come logo per i propri prodotti. Per esempio, Microsoft ha già la X in vari contesti, come Excel o l'Xbox. Anche tra gli e le utenti serpeggia lo scontento, dato che questa mossa appare come uno dei tanti colpi di testa del tycoon. Colpi di testa che stanno accadendo soprattutto da quando ha acquistato il social. Questo è Amare Parole, io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi ascolta. Quella che la testata Fortune chiama ossessione di Elon Musk per la lettera X non è una novità. Abbiamo la Tesla Model X, che è una di una serie di quattro modelli S, 3, X e Y, e non è un caso che, con il 3 che somiglia a una E, l'acronimo che formano sia SEXY. C'è il razzo SpaceX e perfino il figlio del multimiliardario, assieme alla geniale cantante canadese Grimes, al secolo Claire Boucher, si chiama XAEA12, che Boucher pronuncia XAI Archangel o X per brevità. Ma ancor prima, nel 1999, Musk aveva fondato X.com, una banca online, e in seguito l'aveva fusa con un'altra startup per creare PayPal. Nel 2017 Musk afferma di aver riacquistato il dominio x.com da PayPal. Proprio questo suo particolare interesse per una lettera dell'alfabeto mi spinge a approfondire un po' l'argomento. Signore, signor, signori, la lettera X. Leggo nello Zingarelli 2023. X, prima attestazione italiana, 1516. Significato A. Sostantivo femminile o maschile, invariato. Lettera dell'alfabeto greco e latino e di alcuni alfabeti moderni. È la 24esima lettera dell'alfabeto italiano. Nome per esteso X, ICS. X minuscola, X maiuscola o X minuscolo, X maiuscolo. Nella compitazione, specialmente telefonica, italiana, X è come Xeres. In quella internazionale, X è come X-ray, cioè raggi X. X è una persona di cui non si sa o non si vuole indicare il nome. Mettiamo il caso che tu incontri il signor X. Sostituisce il nome di una persona quando è unito a Y. Entrò nel mio ufficio il signor XY. A volte, accanto ai signori XY c'è anche il signor Z. Avere le gambe a X vuol dire avere il ginocchio valgo. In biologia, X è la lettera con cui si indica, nel cariotipo, uno dei due cromosomi, l'altro si indica con Y, che portano i geni per la determinazione del sesso. Nel cariotipo umano, due cromosomi X determinano il sesso femminile.
in matematica, è il simbolo letterale per indicare un'incognita di un'equazione o la variabile di una funzione. In un sistema di coordinate cartesiane indica generalmente i punti sulla scissa. In linguistica, nell'italiano scritto informale, può sostituire la preposizione per «l'ho fatto x te». Ne sanno qualcosa coloro che usano la messaggistica istantanea, soprattutto chi, come me, ha sperimentato la fase degli SMS nella quale ogni carattere risparmiato contava. Nello sport, la X, nel pronostico sulla schedina del Totocalcio, indica la parità fra le due squadre, oppure per estensione il pareggio stesso. E nel Totip indica che un cavallo appartenente al gruppo X è arrivato primo o secondo. Il significato B in funzione di aggettivo invariabile. X posposta un sostantivo, detto di cosa o persona indeterminata, sconosciuta, di cui non si sa nulla, il signor X. Oppure detto di evento cruciale o determinante, scocca l'ora X. O ancora, X rappresenta il numero romano 10. Se apposto sulle confezioni di prodotti di uso domestico, X segnala che il contenuto è nocivo e irritante. La X si usa anche per indicare la preferenza su schede elettorali o l'indicazione di scelta su caselle, in moduli prestampati, questionari e simili. Firmavano con la X le persone analfabete, oggi sempre meno, e uno dei grandi vanti del maestro Manzi è stato proprio quello di portare a firmare col proprio nome e cognome, non più con la X, molte persone appartenenti alla terza età che non avevano potuto beneficiare del ciclo scolastico, non erano andate a scuola. Infine, nell'alfabeto fonetico internazionale, X indica la consonante fricativa velare sorda, vale a dire H, questo suono. In inglese, Christmas, Natale, viene spesso abbreviato nella scrittura in Xmas. L'uso della X per Christ, Cristo, è probabilmente legato al fatto che in greco la chi, quel suono che si diceva prima, fricativa velare sorda, è indicato proprio con una lettera simile alla X ed è la prima lettera del nome di Cristo, in greco Christos. C'è poi l'X Factor, come l'omonimo programma, ossia un talento o una qualità speciale, degni di nota, o la variabile in una data situazione che potrebbe avere il massimo impatto sul risultato. C'è anche una famosa canzone di Ligabue dall'album del 1995, Buon compleanno Elvis, intitolata Vivo o morto o X, come la schedina del Totocalcio. In questo caso la X è simbolo di anonimato, recita il commento del cantante al proprio testo, ma anche di una vita decisa non da chi la vive, ma da fattori esterni. E il ritornello di questa canzone fa vivo o morto o X, vivo, morto o X, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto o X, fa una croce qui, firmati così, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto o X. In rete trovo un articolo in cui si parla di sei significati potenti della X. Indica l'incognita, la cosa che non si conosce. Ma indica anche ciò che si conosce, per esempio quando viene usata per segnare il posto in cui qualcosa deve essere messo. Spesso, sui palchi teatrali o delle conferenze, una X indica dove ci si deve posizionare quando si deve performare. Ha a che fare con il pericolo e con la morte, come mostrano le ossa incrociate, messe per l'appunto a forma di X, sulla bandiera dei pirati, in inglese chiamata Jolly Roger. È appunto il segnale di pericolo di cui parlavamo poco fa. E indica anche l'errore e il rifiuto, spesso entrambi segnalati con la X, laddove l'accettazione di qualcosa è indicata con la spunta. E nel 1763 l'Oxford English Dictionary includeva la definizione di bacio per la lettera X. Successivamente fu Winston Churchill a renderne popolare l'uso quando firmò una lettera nel 1894 proprio con la lettera X per indicare il bacio. Potrebbe essere, dice qualcuno, perché la lettera X assomiglia a due persone che si baciano. Oggi, in ogni caso, è ampiamente usata la X alla fine di email e messaggi di testo proprio per indicare il bacio e inoltre ha acquistato ulteriore importanza grazie a un telefilm di diverso tempo fa che si chiamava Gossip Girl, nella cui sigla si sente dire XOXO, che sta per Hugs and Kisses, baci e abbracci.
non è finita qui. Per molte persone afroamericane, la schiavitù è parte delle storie personali della loro famiglia. Quando non conoscevano i loro cognomi, questi venivano semplicemente sostituiti con una X. Per molti africani, X è il segno dell'assenza, perché molti proprietari di schiavi non davano nemmeno un nome ai loro schiavi. Ecco perché Malcolm X, leader afroamericano, assunse il cognome, diciamo così, X nel 1952. Per lui simboleggiava il nome africano sconosciuto dei suoi antenati e lo preferì al suo nome di schiavo, come diceva lui. Anche se questo potrebbe sembrare un amaro promemoria della schiavitù, essa in realtà per Malcolm X era una dichiarazione di orgoglio per le sue radici africane. In tempi più recenti, la X diventa parte del nome di due importanti serie televisive e cinematografiche come gli X-Files da una parte e gli X-Men dall'altra, a indicare il mistero e lo sconosciuto. E poi abbiamo la generazione X, quella a cui appartengo anche io, quella delle persone nate all'incirca tra il 64 e il 1981. Il termine generazione X venne coniato da Jane Deverson in una pubblicazione del 1964 e reso popolare dal giornalista canadese Douglas Copland nel romanzo del 1991 Generation X: Tales for an Accelerated Culture. Generazione X, storie per una cultura accelerata. Questo gruppo demografico è spesso descritto come un gruppo di persone che non volevano preoccuparsi dello status sociale, della pressione e del denaro. Per la cronaca, la suddivisione in generazioni, anche se gli anni possono variare, è più o meno la seguente. 1883-1900, generazione perduta. 1901-1927, Greatest Generation, la più grande delle generazioni. 1928-1945, Silent Generation, generazione silenziosa. 1946-1964, Baby Boomer o Boomer. 1965-1980-81, generazione X. 1981-1996, generazione Y o Millennial. 1997-2012, generazione Z o Centennials. 2013, oggi, generazione Alpha o Screenagers. Da screen, che vuol dire monitor. Infine, arriviamo a una questione che mi tocca molto da vicino. Arriviamo alle questioni di genere. Abbiamo l'X-Gender e il Gender X. X-Gender è un'espressione che nasce in Giappone negli anni 90 per indicare un terzo genere diverso dal maschile e dal femminile. È un termine che diventa popolare all'epoca presso le organizzazioni queer nel Kansai, specificamente a Osaka e Tokyo, e diventa la parola usata in Giappone per gender queer, non binary e così via, ed è in uso ancora oggi. Gender X, invece, è la lettera scelta da alcuni stati per indicare un genere non specificato sui documenti. Quindi non un terzo genere, ma l'assenza del binarismo, l'assenza di maschile o femminile. Negli Stati Uniti, dall'11 aprile 2022, è possibile avere il gender X sul passaporto, anche se ovviamente, dicono le autorità statunitensi, questo non garantisce che tale marcatore di genere venga riconosciuto in tutti gli altri paesi del mondo. Il primo passaporto americano con la X nella casella del genere è stato emesso a Dana Zim, attivista intersessuale 66enne, che aveva denunciato il Dipartimento di Stato statunitense, che si occupa appunto di questioni di politica estera, per questo motivo nel 2015. Al momento sono 15 i paesi del mondo che permettono il genere X sul passaporto: Argentina, Austria, Australia, Canada, Colombia, Danimarca, Germania, Islanda, Irlanda, Malta, Olanda, Nuova Zelanda, Pakistan, India e Nepal. Di questi, India, Irlanda, Germania, Austria e Colombia richiedono un consulto medico per poter ottenere la X sul documento. Gli altri si basano su una autodichiarazione. L'Olanda è stata la prima a farlo e ha anche annunciato che nei prossimi 5 anni rimuoverà completamente l'indicazione del genere dai passaporti, con l'intento di diminuire le possibili discriminazioni nei confronti delle persone non binarie, transgender, gender queer, gender fluid e simili.
Ed eccoci alla fine di questa carrellata sulla X e anche alla fine di questa puntata. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto, vi aspetto al prossimo episodio, ma nel frattempo vi ricordo che mi trovate all'indirizzo amareparole@ilpost.it.